Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, in questo video voglio farvi vedere di come io riesco a trasportare tutta la mia attrezzatura video, computer e tutti gli accessori che ne fanno parte, e lo faccio con tre setup diversi. Se avete capito bene, tre setup diversi. Allora, partiamo da primo. Il primo contiene tutta la mia piccola attrezzatura da videomaker. Per chi mi ha seguito nel video precedente la conoscerà abbastanza bene, ma vi faccio una rinfrescata di memoria. La mia piccola attrezzatura da videomaker contiene la mia fotocamera Nikon Coolpix B500, due set batteria in formato stilo, due caricabatterie delle batterie stilo, un cavetto USB che mi consente di collegare la fotocamera al computer, il secondo microfono con la prolunga, il piccolo astuccio contenente il mini microfono lavalier a clip e il Samsung Galaxy Note 3 che ormai conoscete già tutti, che mi fa sia da registratore vocale e sia da seconda fotocamera. E tutto come lo trasporto? E tutto lo faccio stare in questa piccola tracolla. Sì, avete capito bene, questa piccola tracolla con uno schema ben preciso. E come lo posiziono? Allora, iniziando dalla tasca centrale, inizio ad inserire i due caricabatterie delle stilo, la Coolpix B500 e l'astuccio contenente il mini microfono lavalier a clip. Nelle due tasche frontali, di cui la prima vado ad inserire il cavetto USB della fotocamera e nella seconda vado ad inserire il secondo microfono con la sua prolunga, e nella tasca più piccola in basso con apertura a strappo vado ad inserire il secondo set di batteria stilo. Nelle tasche posteriori, di cui la prima vado ad inserire l'adattatore che mi consente di collegare il mio smartphone a tre piedi, e nella seconda tasca vado ad inserire il Samsung Galaxy Note 3 che conoscete tutti, quello là che non mi tradisce mai. Il tutto condensato in questa tracolla e la riesco a trasportare comodamente. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il computer, riesco a trasportarlo comodamente in un comunissimo zaino comprato da Decathlon, pagato meno di 6 euro, se avete capito bene, meno di 6 euro. All'interno riesco a farci stare il mio computer con il caricatore e anche la piccola tracolla contenente l'attrezzatura video. Chiudo tutto e nella tasca in basso posso metterci un cofanetto con le mie pendrive e magari, perché no, anche un hard disk, che non guastano mai e possono essere molto utili. A seguire troviamo il treppiedi con il suo comodo astuccio, e credetemi, una volta indossati sia lo zaino contenente il computer e la tracolla con l'attrezzatura video, indosso anche l'astuccio con i treppiedi, credetemi, non mi crea nessun tipo di problema, nessun tipo di fastidio, e sono pronto a raggiungere la mia destinazione. Ma all'inizio di questo video io vi avevo parlato anche di un terzo setup che utilizzo costantemente ogni giorno e che al suo interno ci stanno tutti i vari accessori, e questo setup va a completarsi grazie ad una seconda tracolla, e al suo interno ci stanno comodamente power bank, cavetteria come USB-C per caricare il mio smartphone, USB, micro USB, un caricabatteria da parete, un caricabatteria da auto e la basetta di ricarica per il mio LG G-Watch. Questo setup non solo la posso utilizzare in viaggio, ma lo utilizzo costantemente tutti i giorni, perché mi rende un po' difficile trasportare il cavetto USB-C, che non si sa mai, il mio smartphone potrebbe spegnersi al momento che lo utilizzo, ne faccio un utilizzo molto molto stress, e quindi grazie a questa piccola tracolla riesco a trasportare tutto quello che mi serve all'occorrenza. Sì, è vero, quando viaggio porto con me tre diversi setup, però credetemi, come ho detto già prima, non mi creano nessun tipo di fastidio e nessun problema durante il trasporto. Poi magari, chissà, in futuro potrebbe arrivare qualche piccolo upgrade che vi mostrerò. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, come sempre, fatemelo sapere con un pollicione in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questi miei tre diversi setup e cosa ne pensate di questo video, e soprattutto condividete il video con i vostri amici. Voglio ricordarvi anche che, se volete, sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo. I link ve li lascio sempre qua in basso in descrizione. E se la prossima volta, quando vi spunterà la notifica di un mio video nuovo, se non avete nient'altro da fare, ci vediamo qui sul mio canale YouTube. Ciao!